Ha avuto sempre la certezza di farcela il mister Lello di Napoli nel riuscire a far restare la squadra in Lega Pro. Questo è quanto ha affermato ieri nel corso della trasmissione sportiva condotta da Carmelo Lentini e Gerlando D'Aleo a tutto campo. Presente anche parte dello staff, Nicola Albarella, il dottor Giovanni Taverna e l'esperto tifoso Nino Volpe. Di Napoli ha anche raccontato come è riuscito a tenere la squadra unita anche quando l'Agragas ha attraversato dei momenti societari particolari con la fuoriuscita di tanti giocatori ceduti ad altre squadre per motivi di quadratura del bilancio. Io penso che quando un giocatore, anche se è giovane e bravo, deve giocare. Non c'è bisogno delle regole che per far giocare i giovani mettono gli incentivi. Penso che quando uno è bravo e ha la stoffa per giocare, deve giocare. Io ripeto, quest'anno abbiamo fatto questa scelta e dove io ho sposato perché l'anno scorso a Messina avevo una squadra completamente diversa da questa, tutti i giocatori importanti, chi aveva vinto i campionati di B per andare in A, chi aveva vinto diversi campionati di C. Abbiamo fatto un grandissimo campionato e siamo arrivati settimi in Coppa Italia. Quest'anno quando mi ha chiamato l'Agragas Peppino Tiri per dirla tutta, io non ho esitato un secondo, sono sceso giù, mi sono incontrato col presidente Alessi, con Totò Catania e con Tirri, mi hanno prospettato questo progetto. E io con grande umiltà l'ho accettato perché io mediaticamente non sono un allenatore che ama la televisione, vendere fumo, mi piace lavorare sul campo, quindi ero cosciente di quello che stavo andando incontro, consapevole della qualità del mio staff che mi avrebbe accompagnato in questa avventura, quindi ho accettato tranquillamente. E non ho mai avuto un dubbio nel. Durante l'annata, neanche quando a gennaio ci sono stati momenti di sconforto, a gennaio, prima di gennaio c'è stato un momento dove traballava un po' tutto, ma era proprio a livello societario che non si intuiva o non si capiva se si continuava o si bloccava tutto. Però io ero sempre convinto che il lavoro paga. E che sicuramente se riuscivamo, come poi abbiamo fatto, che a gennaio sono venuti quattro ragazzi che io conoscevo, oltre ad essere dei buoni giocatori, sono grandi uomini, io ho detto voi non venite a Real Madrid o al Catanzaro, venite a Agrigento che ci sono queste difficoltà qua. Loro hanno accettato, io ero tranquillissimo che sapevo che potevamo portare la nave in porto. Di Napoli ha anche spiegato nel corso della trasmissione come ha interpretato i cambi tra il primo e il secondo tempo con l'uscita di Cocuzza per far entrare Claric e quando ha messo il giovane Lebec. Io quando ho fatto dei cambi li ho fatti sempre con la sicurezza di fare quel cambio là, non ho mai avuto un dubbio di formazione che ho mandato in campo e poi ho detto porca miseria, potevo fare quel cambio, non facevo giocare quello. Io quando domenica per esempio, durante la settimana mi ero preparato la partita nella mia testa, sapevo che partivo con Cucuzza e a un certo punto della partita avrei messo Claric. Ma non per, cioè è normale che poi dopo, durante la gara, possono succedere tante cose che puoi stravolgere o non si avvera quello che magari tu hai visto. Domenica, per esempio, quando l'allenatore loro ha tolto Marano, io ho tolto il difensore e ho messo Lepequen. Quindi Lepequen in quel momento là l'ho letto in quella maniera là e ero sicuro che, ma non ho guardato la data di nascita di Lepequen. Per me è un giocatore come Salvemi, come Bramati, un giocatore che è importante in quel momento della gara, ma poteva fare il salto di qualità a livello di qualità proprio di giocate. Infatti ha fatto una giocata strepitosa.